Allora, siamo pronti per i 10 finalisti, i nomi li conoscete, direi, non so se ci sono 10 sedie libere a questo punto, forse no, no, vero? Non ci sono altre sedie libere in sala, vero? Abbiamo finito le sedie? Allora sapete che facciamo? Facciamoli entrare uno per uno. Mauro Del Rio presenta Dove Conviene, sul palco. Ci siete? No, non vedo nessuno? Eccolo. Presentare. Sì, ci dovrebbe essere. C'è Stefano? Ci sei? Sei rimasto? Vieni, vieni, tocca a te. Ma per te il bello della diretta, non sapevi sì, nulla, mi pare, del capito? No, probabilmente lo sapevo. Allora, prima cosa, mandiamo il video di Dove Conviene e poi Mauro Del Rio e poi le domande. Sono fighi. Prego. Ok, grazie. Dunque, allora, innanzitutto dico subito, appunto, faccio dico una cosa chiara, appunto, sia Stefano che Alessandro hanno lavorato a Buongiorno un sacco di tempo, anzi direi che sono stati neanche l'employee numero uno e numero due, sono stati prima che avessimo una società che potesse prendere dipendenti, quindi sono stati veramente i primissimi, quando ancora eravamo a Bologna prima di Parma, quindi faccio, diciamo, lo dico perché lo sappiate, insomma, ho un affetto particolare per loro e quindi per la società. Però, appunto, la cosa che mi piace di più di Dove Conviene, ce ne sono tante, però la cosa che mi piace di più è questa. Un annetto fa, più o meno, mi hanno invitato alla loro convention, forse la prima che facevano, dopo un po' di tempo che erano attivi, la più grande che facevano, e hanno fatto vedere, Stefano in particolare, ha fatto vedere una slide con, diciamo, i risultati dei primi 3 o 4 anni di vita, ed erano tipo 70 persone, 10 o 15 milioni di fatturato, quindi una roba, no? Questa era una slide. La slide dopo era la stessa cosa su una scala temporale diversa, e quella curva lì, che era il primissimo pezzo. Quindi a quelle 70 persone gli hanno detto: ragazzi, per fare questo piano ognuno di voi deve assumere 15 persone. Ecco, questo, appunto, quando si dice, appunto, pensare in grande, intendo questo. Bene, allora, domande della giuria, presentatevi per quelli che non vi dovessero conoscere, 5 minuti di domande e risposte. Prego, tocca a te, tu sei in mezzo. No, te lo passo, evidentemente. Ci sono domande? Dove Conviene? Intanto te lo chiedo io, raccontaci il 2015 di Dove Conviene, che è stato un anno, per il motivo per cui sei nella top 10, diciamo. È stato un anno, è un anno faticoso, come si vede dalle occhiaie che dalla foto di qualche settimana fa sono aumentate, perché fondamentalmente dopo aver ormai consolidato l'Italia, in cui continuiamo a crescere parecchio, abbiamo assunto credo una quarantina buona di persone, e assumere persone è la cosa più interessante e anche più difficile quando si cresce. Abbiamo aperto uffici in 2 paesi nuovi, Brasile e Messico, che non sono vicinissimi. Ne abbiamo lanciati altri, gli Stati Uniti, l'Indonesia, la Spagna. E quindi siete già una startup globale? Sì, siamo un centinaio di persone ormai in 6 paesi. In Italia 40 dipendenti? In Italia di più, in Italia ormai sono un'ottantina di dipendenti. Vi è servito il Jobs Act? Sì, è stata un'ulteriore spinta a crescere, devo dire, e tra l'altro secondo me è forse la cosa più bella di questo lavoro e di la situazione in cui ci troviamo di privilegio, il fatto di costruire dei team aggregando tante persone nuove, giovani, che hanno voglia di fare. Veramente anche dal punto di vista emotivo un vantaggio rispetto ad altre industrie straordinario. Se ti fa un certo effetto vedere una startup che uno la vede partire piccola e poi compra delle paginate intere sui quotidiani per raccontarsi, vuol dire che siete diventati grandi, parlate a un pubblico largo. Come diceva Mauro, noi abbiamo avuto la fortuna di vivere una startup di 20 anni fa, quindi con Buongiorno, e rispetto al concetto di grande abbiamo l'opinione che, appunto, grande è un'azienda in 20-30 paesi che fa $500 million, no? E prima non bisogna pensare di aver fatto nulla.
Siamo contenti di esserci dati l'opportunità di fare una cosa grande, fra 5 anni vediamo se ci siamo riusciti o meno. Nel frattempo in qualche modo speriamo di mantenere l'approccio da startup, che comunque deve essere che per quante risorse, e noi ne abbiamo raccolte abbastanza, ne dovremo raccogliere ancora di più, mantenere un approccio lean, pulito, evitare gli sprechi a prescindere, cercare di innovare il modo di lavorare, perché l'efficienza e l'essenzialità devono rimanere il cuore anche con 1000 persone, anche con 1 milione di fatturato. Giuria, ci sono domande? No, non state come... Aspetta. Si sente male? Non si sente? Possiamo sistemare le spie del palco, Cristina? Si riesce? No. Ha detto sì? Sì, ha detto di sì. Quindi adesso le sistemeremo per i prossimi, perché forse vi tagliano nell'audio. Domande ne avete? Niente? Te richiedo un'altra io. Ogni tanto si dice che appunto questo fenomeno delle startup è molto cresciuto, che sia un po' troppo più raccontato che reale. Che impressione ne hai? Avendo tu creato un'azienda invece mi pare molto solida. Ma io penso che se anche c'è un po' di hype sul tema delle startup è un hype che fa bene, perché siamo ancora indietro, no? Cioè stanno succedendo delle cose, se anche ne vengono raccontate in questa fase in modo che a qualcuno può sembrare eccessivo, l'effetto finale che credo tutti stiamo cercando di generare è questo fenomeno che è solido e concreto, diventi ancora più grande. Quindi non è un problema che mi porrei in effetti. Bene, ottimo. Grazie allora, in bocca al lupo. Ti aspettiamo dopo per la votazione. Grazie.